tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Riunione a Fano del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal nuovo prefetto di Pesaro Urbino, mentre proseguono senza sosta i furti nelle abitazioni a San Lazzaro e al Vallato. Cura dimagrante per la Camera di Commercio di Pesaro che quest'anno dovrà far fronte a minori entrate per 2 milioni e mezzo di euro. A febbraio intanto è previsto il trasloco degli uffici. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Occhio alla Notizia. Benvenuti al nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Un incidente stradale che si è verificato intorno alle 12:10 in via Cesanense a Mondolfo, dove per cause ancora sconosciuto un ventenne del posto è finito fuori strada con l'auto, una Dacia, andando a sbattere prima contro un palo dell'illuminazione pubblica, poi nella recinzione di un'abitazione ed infine contro due contatori del gas metano. Gli abitanti sono stati fatti evacuare immediatamente, mentre il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Mondolfo, i vigili del fuoco di Fano, che hanno messo in sicurezza la vettura alimentata col GPL, poi hanno tagliato il palo della luce e chiuso il gas metano che continuava a fuoriuscire dalle colonnine. Scontro invece fra un'auto ed un camion, vedete le immagini. Oggi pomeriggio intorno alle 17:30 nella rotatoria all'altezza di via Cavour a Fano. La conducente della Kia è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce, poco distante. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. E adesso parliamo dell'ondata di furti che inarrestabile continua nella nostra città. Gli ultimi sono stati segnalati nei quartieri di San Lazzaro e Vallato. Sono i due quartieri di Fano più colpiti e continuano a rimanere nel mirino dei ladri. Stesso posto, stessa ora e stesso modo di provare ad entrare. Il primo furto è stato messo a segno ieri sera, intorno alle 19, in via Bracce a San Lazzaro, dove per la seconda volta a distanza esatta di un anno i malviventi hanno forzato la finestra per provare ad entrare. In casa non c'era nessuno, ma proprio in quel momento stava rientrando il ragazzo e che li ha beccati sul fatto. Erano tutti a volto scoperto, all'apparenza stranieri, e con i capelli rasati. Due di loro stavano eseguendo il lavoro, un altro era in giardino a fare da palo ai complici, mentre l'ultimo in macchina, una BMW di colore grigio a 5 porte, pronto per la fuga. A quel punto è scattato l'inseguimento per circa 2 chilometri sulla statale in direzione sud, ma i fuggitivi sono riusciti a scappare. A quel punto il giovane ha chiamato la polizia, ma del quartetto nessuna traccia. Analoga situazione è accaduta un'ora dopo, in via Valdossola, in zona Vallato, dove per la terza volta in 2 anni ci hanno riprovato di nuovo. Dov'era quando è successo? Seduto sul divano che mi stavo preparando per la notte. E a un certo punto che cosa ho sentito? A un certo punto ho sentito due rumori come uno spaccare della legna, no? Ma dico a quest'ora chi sarà a spaccare legna. E allora sono entrata in cucina, ho acceso la luce e ho visto subito che mancava qualcosa sulla serranda, entrava la luce da fuori. Così mi sono messa a urlare e loro sono andati via, avendo spaccato hanno rotto la porta. Certo. Poi che cosa ha fatto? Ha chiamato anche suo figlio? E dopo ho chiamato mio figlio, quello che sta a Montegiano, lui ha chiamato l'altro che sta a Monbaroccio, e quello che da Montegiano, che lavora qui a Fano, è venuto a dormire con me. Invece i vicini comunque sono accorsi per vedere che cosa è successo. Avevo bisogno, come stavo, se volevo andare a dormire da loro. No, tutti molto gentili, sì, per carità. Però non si sta tranquilli, no? La paura anche stamattina c'è. Secondo i vicini di casa della signora, la vecchia ferrovia è la via di fuga prediletta. Infatti ci fanno notare che hanno addirittura tagliato la rete per scappare più velocemente e secondo alcune testimonianze di notte ci bivaccano pure. Perché dietro c'è tutta l'area libera del prato e là possono venire a scorazzare come vogliono.
passando la macchina sulla strada della colonna che va all'aeroporto. E nei giorni scorsi sono stati anche in altre abitazioni, qui nella stessa via? Sì, là di fronte a casa. E lì che cosa è successo? Non lo so io di preciso, perché con loro non ho parlato, ho saputo dal vicino. Quindi ora insomma non riesce più a vivere tranquilla? Beh, pensiero c'è insomma, via, ogni rumore si salta su. Già, la paura, la preoccupazione che questi ladri tornino di nuovo in casa. Si è parlato anche di questo questa mattina, dell'incontro che il nuovo prefetto di Pesaro e Urbino, Luigi Pizzi, ha tenuto nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è tenuto nella Sala della Concordia del Comune di Fano. Più controlli delle forze di polizia, più informazione per prevenire problemi di ordine pubblico e un aumento della videosorveglianza. Sono queste le misure che verranno adottate per contrastare la criminalità in crescita in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Un fenomeno che comprende rapine, furti in abitazioni e in esercizi commerciali. La cronaca locale infatti riporta ogni giorno notizie su tante situazioni di pericolo, di disagio o di rischio, accadute in particolare nei quartieri di San Lazzaro e di Vallata. Un problema su cui le istituzioni stanno lavorando e si stanno confrontando. Infatti, per valutare le contromisure necessarie, questa mattina nella Sala della Concordia del Comune di Fano si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luigi Pizzi, e a cui hanno partecipato il sindaco Massimo Seri e tutti i responsabili provinciali delle forze dell'ordine. I reati predatori sono pari al 67% e quindi a dimostrazione del fatto che rappresentano la fascia più consistente di fenomeni criminosi. Il prefetto poi ha aggiunto che la situazione di per sé non è particolarmente allarmante, in quanto assicura non è mai stata registrata la presenza della criminalità organizzata. Più che richiedere altri uomini, dobbiamo in primo luogo cercare di coordinare al meglio quelli a disposizione, con delle misure operative che consentano, come ho detto prima, di aumentare la presenza sul territorio anche con lo stesso organico attuale. Durante l'incontro si è parlato anche dei profughi ospitati all'Hotel Plaza di Fano, dove rimarranno fino al 31 marzo. Ma è un termine che potrebbe essere prolungato? Potrebbe essere prolungato, ma non per le strutture che hanno dato luogo a, diciamo così, una certa preoccupazione da parte anche di operatori turistici e della popolazione. Quella di oggi è stata la prima riunione dell'organismo e dunque Pizzi, insediatosi solo il 5 gennaio scorso, ha già risposto alla richiesta del sindaco Seri, che aveva sollecitato la convocazione del tavolo a seguito della rapina avvenuta una settimana fa alla filiale di Bellocchi della Banca di Credito Cooperativo. Ci siamo lasciati con l'impegno di rivederci a brevissimo, con la supervisione del commissariato, di elaborare un piano aggiuntivo che preveda altre telecamere con la copartecipazione anche di privati, tenendo conto delle risorse private dalla regione per la stazione, quelle che abbiamo installato, quelle che installeremo, ma soprattutto che siano anche che dialoghino anche con le forze dell'ordine, che abbiano un senso, perché poi anche nella scelta della tecnologia si fa la differenza. Sono soddisfatto di questa giornata per l'attenzione e la collaborazione che si è avuta questa giornata. E proseguono gli appuntamenti con il progetto Quartieri in Sicurezza, l'iniziativa aperta alla cittadinanza che riguarda appunto gli incontri nei quartieri con il vicequestore aggiunto Stefano Seretti e i funzionari della Polizia di Stato su temi come i furti, le rapine e altri temi che appunto riguardano la sicurezza. Questa sera, giovedì, sarà la volta di Centinarola con un appuntamento che si terrà nella sala parrocchiale a partire dalle 21:15. La riduzione dei diritti camerali imposta dal governo, che in 3 anni si sono dimezzati, porterà nelle casse dell'ente per il 2015 circa 2,5 milioni di euro in meno, ma la Camera di Commercio provinciale rimane viva e ben presente, radicata sul territorio.
Ogni impresa risparmierà circa 30-40 euro all'anno, ma l'ente avrà meno risorse per il territorio e gli altri enti e le imprese. Ma mentre in tutta Italia si contano i danni, 50 sedi distaccate chiuse, la Camera di Commercio provinciale rilancia e non solo manterrà le sedi di Urbino e Fano a costo zero, grazie a sedi messe a disposizione dai comuni, quella di Fano si inaugurerà a febbraio, ma presenta una progettualità per il 2015 che vuole dare un forte impulso all'economia del territorio, grazie alla sinergia con le amministrazioni e i percorsi di aggregazione con Ancona e l'unificazione su base regionale delle aziende speciali. Abbiamo provveduto ad una serie di interventi di razionalizzazione della spesa, chiaramente non riusciremo a sostituire il personale che è andato in pensione e abbiamo pensato anche di rilasciare i locali che avevamo in affitto nelle sedi di Fano e di Urbino. Che l'export sia l'ancora di salvezza per molte realtà commerciali della nostra provincia si era capito dal saldo commerciale che nel 2014 è stato più 8%. E mercati emergenti come Cina, Medio Oriente, Russia e Bielorussia, la Camera di Commercio li conosce bene grazie alle sue molteplici missioni in quei mercati che sfociano spesso in proficui B2B per le aziende. Noi in questi anni il lavoro che abbiamo svolto ha permesso alle nostre imprese di mantenere rapporti importanti con molti paesi e quindi mantenere una crescita dell'export attorno al 2-2,5% ogni anno dal 2008 ad oggi. Expo 2015 sarà la giusta vetrina quindi anche per la provincia di Pesaro Urbino, che sarà presente con molteplici iniziative che saranno la vetrina della patria di Rossini e Raffaello. La Camera di Commercio è stata indicata come soggetto coordinatore di tutte le iniziative che il sistema imprenditoriale e le istituzioni della nostra provincia realizzeranno in occasione dell'Expo. E cambiamo argomento. Domani sera nella parrocchia di Santa Pollinare a Lucrezia interverrà Stefania Famlonga, responsabile dell'Associazione Volontari Servizi Internazionali, per parlare di alcuni progetti a sostegno dei bambini, giovani e famiglie che vivono in Ecuador. Generare bellezza è il titolo dell'incontro di domani sera, ma anche il titolo di una mostra. Sì, è una mostra che è stata rappresentata al meeting del 2014, dove praticamente erano illustrati tutti i progetti, dei progetti di AVSI, che è una ONG che è presente in 37 paesi del mondo. E generare bellezza perché abbiamo visto che nei luoghi magari anche più desolati è possibile costruire un qualcosa di bello, che può essere un vestito per un bambino che va a scuola e può essere anche la scuola intera, dove vedi solo capanne, in mezzo c'è una scuola di muri come fosse più bella delle nostre, mi viene da dire. E domani sera chi sarà presente all'incontro? Domani sera sarà presente Stefania Famlonga, che è una responsabile di un progetto che è in Ecuador, dove praticamente da 11 anni è presente e sostiene degli asili fatti sia nelle case, 5 asili nelle case per sostenere 30 bambini, e un asilo che si chiama Ojos de Cielo, dove appunto sostengono altri 30 bambini lì. Oltre a questo sostiene anche le famiglie, perché il problema molte volte è sostenere le madri per poter lavorare e poi quindi portare avanti una famiglia in un punto insomma difficile. Aiuti che arrivano però anche dai fondi raccolti qua in Italia. Sì, chiaramente in tutta Italia e nella nostra provincia è presente i vari AVSI Point come Fano e Cartoceto, Fossombrone, e ognuno nel periodo di Natale promuove delle iniziative per raccogliere fondi. E quindi questo anche attraverso poi fra l'altro le adozioni a distanza, che sono un'altra modalità con cui si permette a un bambino di andare a scuola e sostenerlo in varie parti appunto di questi progetti AVSI. Dove si svolgerà l'incontro? L'incontro è a Lucrezia, nella chiesa parrocchiale, e alle 21:15 venerdì sera alle 23. A Candelare invece c'è una mostra dedicata al Carnevale di Fano.
Saranno esposti i progetti, le tavole, i modellini dei giganti di cartapesta, ma anche i manifesti storici del Carnevale di Fano. Si chiama Carnival e Arte, luci, allegorie e finzioni, ed è la mostra che vuole celebrare l'arte carnascialesca italiana e che verrà allestita nel castello del piccolo borgo medievale di Candelara, conosciuto come il paese delle candele e dove ogni anno si recano migliaia di visitatori. In occasione dell'imminente manifestazione invernale più importante della regione Marche, che nonché simbolo della città della fortuna, da domenica 25 gennaio al 22 febbraio prossimo si potranno ammirare anche le opere che hanno caratterizzato nel tempo il carnevale più antico d'Italia, e in alcuni punti del castello verranno esposti elementi decorativi in cartapesta smontati dai carri delle precedenti edizioni. Quest'anno con l'ente carnevalesca abbiamo voluto allestire una mostra che raccontasse non solo il Carnevale di Fano, ma anche vedere come nel campo dell'arte gli artisti italiani hanno interpretato il carnevale e le maschere. Abbiamo 9 artisti provenienti da tutta Italia, alcuni affermati a livello internazionale, quali Mario Loglio, Luigi Rincicotti, Alberto Lanteri, poi non potevano mancare naturalmente i Fanesi, Paolo Del Signore e Pierluigi Piccinetti, artisti del Lazio, artisti di Viareggio, per raccontare questo mondo fantastico. La mostra ad ingresso libero rimarrà aperta il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12, dalle 16 alle 19. Ma l'inaugurazione ufficiale si terrà domenica prossima alle 17.30 durante l'evento Candelaria in Festa, un'iniziativa nata dal gemellaggio tra l'associazione turistica Proloco e l'ente carnevalesca e che rappresenta un'anticipazione delle 3 sfilate che avranno luogo a Fano l'1, l'8 e il 15 febbraio. Per l'occasione interverrà anche il professor Alberto Berardi, uno dei massimi studiosi degli aspetti culturali e artistici di una delle feste più amate dalla popolazione. Dunque, nel piccolo centro collinare sarà ospitata la prima festa di carnevale della provincia. L'appuntamento per grandi e piccini sarà nel borgo di Santa Lucia a partire dalle ore 15 con l'animazione della musica arabita di Fano, banda ufficiale, e dalla banda e gruppo folcloristico di Candelara. Insomma, uno dei tanti appuntamenti da non perdere, capace di far rivivere la storia, l'arte e la cultura della kermesse. Si chiama Giacomo Zampa, abita a Fenile di Fano ed è il vincitore del secondo concorso dei presepi organizzato dalla nostra emittente. Questa mattina ha ritirato la targa premio negli studi di Occhio alla Notizia. Il presepe che ha vinto è stato realizzato in una superficie di 30 metri quadrati con materiale riciclato e lavorato manualmente. Inoltre Zampa ha cominciato a realizzarlo nel 1996 e ogni anno lo amplia con nuovi personaggi e nuove scene. Tra poco, dopo di noi, uno speciale dedicato alla lotteria del Carnevale. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.